Buonasera, matricole e laureandi. La storia di questa sera è ambientata in una confraternita di universitari, e più precisamente in una di quelle col nome scritto con l'alfabeto greco, anche se penso che gli studenti siano di nazionalità banalmente americana. Questa è la paga. La pagaia di una confraternita. A quanto pare le loro canoe devono essere molto minuscole. Ma sto divagando dal nostro tema. Nella prima scena vedrete quale enorme importanza educativa hanno queste associazioni. E man mano che la storia evolverà, scoprirete come lavorano sodo gli studenti. L'accanimento con cui affrontano i problemi che un giovane deve risolvere nella faticosa ricerca del vero. Fletcher, le sorelle di Epsilon Delta ti invitano a entrare nel loro mondo molto esclusivo fatto di amore e di amicizia. La settimana del noviziato è terminata. Congratulazioni alle nuove sorelle. E l'avete superata tutte. E adesso soltanto, una piccola prova rimane. La notte infernale! Un momento! Parleremo dopo della notte infernale. Ora vi chiedo di unirvi a noi per recitare il sacro giuramento di Epsilon Delta. Epsilon Delta, sempre generose, sempre fedeli, sempre unite come sorelle fino alla fine. Basta con queste scemenze. Novizie di Epsilon Delta, mi proclamo cerimoniere ufficiale delle feste e quello non ufficiale delle orge. Benvenute nel club femminile più scandaloso del campus. E vi presento i maschietti più scandalosi del campus, i fratelli di Tau Epsilon Pi. Cari fratelli e sorelle, combiniamo un simpatico incesto, divertiamoci! Questa cos'è? Quella è Amanda. Amanda Anso, sai, è morta l'anno scorso in un incidente. È stato terribile. Lì dentro sono state riposte le sue ceneri. Scusami. Non importa. Avanti, godiamoci la festa. Ciao, io sono Tai. Ce l'avete un ragazzo? Io sono disponibile. Mi piace tanto la vita familiare, soprattutto fare figli. Smettila, Tai. Ma non finisce così. Non finisce così. Ma quel matto chi è? Tai è il mio ragazzo. Ah. Peccato. No, e perché? Che razza di puttanella. Fa parte del nostro club da poche ore e già si mette a fare la cretina con Tai. Lui ci prova sempre con tutte, Candy. Però è pazzo di te, lo sai questo? Sì, la prenderesti così alla leggera se fosse il tuo ragazzo? Se fosse il mio ragazzo non lo farei uscire dalla mia camera per un attimo. Guarda che scherzavo. Invece di mangiarti il fegato, perché non fai qualcosa? Ah, certo che la farò. Voglio portare quell'ipocrita di Sara nella casa dell'orrore e tu mi aiuterai. Hai scordato quello che è successo ad Amanda? No, è troppo pericoloso. Ci è andata bene l'altra volta. Dammi retta, lascia perdere. Ricorda una cosa. Non avevi né conoscenze né appoggi quando hai tentato di farti ammettere a Epsilon Delta. Ti ho fatto entrare io. E io posso sbatterti fuori. Trovi sempre il modo per umiliare gli altri. Ti starebbe bene se Tai ti mollasse sul serio. Ah,
Senti, ti avevo detto di non venirmi intorno mai più. È stato un errore, basta, è finita. Non la pensavi così l'altra notte? Beh, ero ubriaco. E tu hai approfittato di me. Infatti ho visto come ti sei difeso. Sai che succede se Candy arriva adesso? È arrabbiata con me già abbastanza. No, con te non è arrabbiata affatto. Ce l'ha con la ragazza con cui hai ballato per tutta la sera, tesoro. Con Sara? Sicuro, sorelle fino alla fine, a meno che non ci sia di mezzo un ragazzo. Candy comincia a dare i numeri. Sì, hai detto bene, è così arrabbiata con Sara che la vuole portare nella casa dell'orrore questa notte. E io le dovrò dare una mano. Ah, dove ci sono i fantasmi? Ma c'è morta una ragazza un anno fa. Siete pazzi. Non ci sono i fantasmi. Non ancora. Come sarebbe a dire? Possiamo dare a Candy una lezione. Io e te insieme. Vuoi metterla, Denise? Qui e superare l'ultima prova. Ricordati che noi ragazze di Epsilon Delta siamo forti e coraggiosi. Non abbiamo paura di niente e di nessuno. Non puoi sfigurare. Eccoci arrivate. Passerai la notte qui. Ma non è pericoloso. Scherzi. No, figurati, non può capitarti assolutamente nulla di male, vero? È il guardiano notturno. Apri la porta, entriamo. Svelte. Sei nervosa, Sara? Un pochino. Le regole sono semplici. Dovrai trovare l'uscita da sola. Beh, se mi perdo. Ma è previsto che tu ti perda. Per questo la chiamano la notte infernale. Va bene, ma se non riesco a uscire. Noi di Epsilon Delta dobbiamo essere sempre ottimisti. Comunque, se ti vuoi tirare indietro. Non ci penso per niente. Bravo. Coraggio, vieni qui. Ti dispiace mettere la testa dentro questo tubo? E adesso ci divertiamo. Deve essere nel labirinto, vieni. Ok, e adesso cerchiamo l'uscita. Calma, niente panico. Oddio. Denise! Denise! Eccomi! Denise, ma di un po'. Tu hai visto qualcosa? Sei più nervosa di Sara. Denise, vieni a vedere. Si avvicina. Ok, sei pronta? Giù! È passata. Andiamo. Per favore, adesso esagerate.
vieni qui. Denise! Non è divertente questo scherzo! Denise! Alle spalle. Ma no. Sì, e non è tutto. Ho visto come una figura nella nebbia. Lo so che può sembrare pazzesco, ma somigliava ad Amanda. Su, avanti. No, era proprio Amanda. È frutto della tua fantasia, Candy. No, niente affatto. Qualcuno mi ha aggredito, mi ha strappato la maglia, guarda. Sì, era Ty. Ma come? Non riconosci nemmeno il tuo ragazzo? Vieni fuori, Ty, è spaventata a morte. Noi due? Abbiamo deciso di darti una lezione. Ty non mi farebbe mai uno scherzo del genere. Ah, no? Fatelo dire da lui se non è vero. Ty! Ty! Ah! Vieni fuori, avanti! Ty! Arrivo subito! Ma che razza di stupida! Candy? Non ti va, di dover subire tu una prepotenza? Volete farmi uscire? Ah! Oddio! Siete pazze tutte e due! Io me ne vado, basta! Beh, certa gente non sa stare allo scherzo. Detto che c'è qualcuno qui. Che cosa facciamo? Su, svelte, andiamoci. Sara! Sara! Ti sei fatta male? Non posso muovermi. Devo essermi rotta una gamba. C'è qualcosa qua giù. Vedi? È la nebbiolina che avvolgeva Amanda. Viene verso di me! Candy! Denise, aiutatemi! No! Andiamo! No! No! Sbrigati! Se aspettiamo vicino alla porta, il guardiano notturno ci troverà. Sì che ci trova, sta tranquilla. Come ha trovato Sara e come ha trovato Ty. Credi che li abbia uccisi lui? Chi altri può essere? Amanda? Lei l'aveva detto che non l'avremmo passata liscia. E invece l'abbiamo passata liscia, mi pare. Per tutti è stato un incidente, puro e semplice. E ora muoviti, forza, ci deve essere un'altra uscita. Credi forse che Amanda sia lì ad aspettarci? Oh mio Dio! Che ti prende? Non lo vedi che è finta? Sì, lo so, però è identica alla mia bambola. Dov'è finito il tuo coraggio, presidentessa? Appena va storto qualcosa, crolli, ti saltano i nervi. Ah, sì? Beh, parliamo di te allora. Chissà da quanto tempo morivi dietro a Ty e non hai mai avuto il coraggio di dirmelo. Lui ti prendeva in giro, ha sempre riso dietro le tue spalle. Oh, no, non è vero. Ty amava solo me, ti usava, è questa la verità. Smettila, Denise! Te l'ho detto che l'avevo vista. Qui
questo è il medaglione di Amanda. Tutte sciocchezze, non esistono i fantasmi. Non voglio morire. I fantasmi non chiudono le porte. Qualcuno tenta di spaventarci. E ci riesce anche molto bene. Mi ucciderà, aiutami. Salvati da sola, Candy, è colpa tua se ci troviamo qui. Denise! Aspettami, Denise! Mia generosa e fedele sorella. Non puoi essere tu, sei morta. E chi lo sa meglio di te? Sei stata tu a uccidermi. Mi hai spinto di sotto e mi hai fatto rompere il collo. È stato un incidente. Noi volevamo solo farti uno scherzo. Però il pavimento ha ceduto. Avevo detto a Denise che eri solo ferita. Volevo aiutarti. Ma lei mi ha risposto che tu avresti raccontato alla polizia che l'avevamo fatto apposta. Che ci avresti mandato in prigione. Denise ha detto che era troppo tardi. E che saresti morta comunque. È stata lei a ucciderti. È lei che ti ha spinto giù e poi l'ha fatto sembrare un incidente. Tu non sei Amanda. Io l'ho vista morta. Ho cantato il Tedeum al suo funerale. Ti ho sentito cantare. Con quanta ipocrisia fingevi un dolore che non provavi. Voi due avreste potuto salvarmi e mi avete ammazzato invece. Ora tocca a voi morire. Non hai capito che è un trucco? Tu! Perché? Perché Amanda Hanson era mia sorella. E adesso racconterete la storia alla polizia. Lo scivolo! Laggiù c'è il guardia notturno. Poi ci parlo. Buonasera, Jeff. Sappiamo chi erano le vittime? Due ragazze del college. Sono entrate per fare un giro, ma questo posto è ancora chiuso per riparazioni. Non è stata colpa mia, vero, agente? No, no. Dovete credermi, io quelle ragazze ho tentato di farle uscire. Sì. Ma sembrava che conoscessero il posto meglio di me. Insomma... Portalo via di qui. Io vi ho chiamato subito, appena ho potuto. Va bene, non si preoccupi. Non è colpa mia. Adesso venga non con me, avanti. Mia. Lo sappiamo che ha fatto del suo meglio, ma adesso venga con me, forza. Cosa è successo lì dentro? Candy e Denise come stanno? Sono morte. Si sono spezzate il collo, tutte e due. Ciao, Sara. Mi hai messo paura. Scusa. Purtroppo il nostro gioco ci è sfuggito di mano. Non sono stati i tuoi ologrammi. È il senso di colpa che le ha uccise. Senti, la responsabilità non è la tua. Io non volevo che morissero. Volevo soltanto costringerle a confessare. Sì, lo so. Che cosa racconterai alla polizia? Niente. Amanda lo diceva sempre che eri un ragazzo fedele. E lo hai dimostrato. Devo andare adesso. Ciao, Tara. Ciao, Sara. Tu forse non volevi ucciderla, ma io sì. Ah!
Ma che bravo giovane. A proposito, volevo precisare che con la storia che vi ho presentato non intendevo assolutamente parlar male delle confraternite o delle novizie o dei greci o delle università o degli scherzi dei giovani o delle fratture del collo, dei punteggi incustoditi. Io parlo, non sparlo, mi mantengo neutrale, non mi comprometto con affermazioni che potrebbero offendere qualcuno. L'appuntamento è alla prossima volta. Buonasera.